Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, amici più piccoli e amici un po' più grandi, oggi è una domenica un po' particolare. Dico bene o dico giusto? Ok. Perché è una domenica un po' particolare? Oggi che succede? Prima domenica di Avvento. Ok. E che significa che è la prima domenica di Avvento? Vediamo, che succede in questo tempo di Avvento? Voi sapete che significa innanzitutto Avvento? Avvento, che significherà? Un po' di latino, chi di voi farà il liceo classico o il liceo scientifico? Alzi un po' la mano. Mamma mia, che disastro totale. Adventus in latino significa venuta, c'è qualcuno che viene. Questo tempo è un tempo in cui dobbiamo, hai sentito il Vangelo di oggi, questa prima domenica di Avvento si chiama la domenica della vigilanza. Vigilanza significa che uno sta sveglio. Cioè quando parlo ad Astagonesso sta a sentire, deve stare attento, deve stare. Ok? Non si dorme. Ok? Orecchie attizzate, occhi aperti, cervello collegato. Ok? Sapete perché si accendono quelle candeline? Che sono quelle candeline lì? Non è che si accendono tanto per fare commedie, eh? A me non mi piacciono le commedie. Ho fatto fare un cartellone, ma quello non è un cartellone per fare la commedia. Perché a me non, come ben sapete, sono 8 anni che sto qui, a me non mi piacciono le messe con tutti i canti di cose, gli impicci di palloncini, le cose, non si fanno queste cose qui. Perché ciò che facciamo nella liturgia deve aiutarci solo a farci capire meglio quello che stiamo vivendo. Allora, vediamo che significa questa. Che significa questa? Ce ne stanno 4, no? Perché ce ne stanno 4? Se ne accenderanno una a domenica. Prima una, poi 2, poi 3, poi 4. Perché? Perché le domeniche di Avvento sono 4. C'è la prima, che è la domenica della vigilanza, cioè oggi la liturgia ci dice stare svegli, attenti, svegli. Se volete imparare come si fa a stare svegli, qualche sabato sera o questa settimana è stata immacolata, venite in chiesa e faccio stare svegli fino a l'una a pregare, 2 pure. Noi stiamo a pregare fino a l'una alle 2. Quello significa, la veglia significa stare svegli. Allora, quella lampada accesa, sapete perché stanno sempre accese le lampade? Perché stanno accese le lampade sull'altare? Ve l'ho fatto vedere una volta. Perché stanno accese le lampade davanti al Santissimo Sacramento? Ce ne stanno 2 rosse, d'accordo, che ci indicano che... Che cosa rappresenta la lampada accesa? La preghiera. L'olio rappresenta, mi sa che ti ricordi la predica che abbiamo fatto sul Vangelo delle Vergini, eh? Perché l'olio tiene accesa la lampada, ma la luce che cos'è la luce? Bravo. Chi ha detto la fede per primo? Alessandro, bravo. Bravo assai. La fede che è alimentata dall'olio. Allora capite che significa? Se noi non abbiamo la fede, l'avvento non serve a niente. Sapete perché? Quante sono le venute che Gesù ha fatto in mezzo a noi? Non ce n'è solo una, eh? Non è solo quella del Natale, quella che festeggiamo, ce ne sono 3. Adesso le vediamo. Quella del Natale, no? Ma secondo voi, quello che vi ricordate, quando è nato Gesù, sono andati tutti a Betlemme a dire evviva, Dio è nato sulla terra? Una marea di gente è andata lì? No. E come mai? Se è nato Dio sulla terra, ma come mai che c'è andato tutto il mondo lì? Dovevano partire altro che tutti, cioè perché in società sta più posto per mettersi in Palestina. O è nato Dio nel mondo, come mai che non c'è stata tutta sta gente? Come mai? Lo avete mai chiesto? Ci credono tutti che quel bambino nato da Maria è Dio, secondo voi? Ci credono tutti? I vostri genitori ci credono tutti? Sì, sì,
Ci credono tutti? Speriamo. Se ci credessero dovrebbero essere, la Chiesa dovrebbe essere un po' più piena se ci credessero veramente, quindi speriamo che ci credano poco, perché se ci credono la Chiesa vuota, capite, se non ci credono il peccato è a monte, se ci credono la Chiesa vuota diventa un po' più grave. Non è tanto facile crederci, adesso siamo sinceri, perché Gesù bambino, secondo voi, se uno fosse andato a Betlemme, che l'avreste trovato circondato di luce, con gli angeli intorno, lo avreste trovato così? Che parlava già pur essendo neonato, dice, perché è Dio, se è Dio parla pure essendo neonato, no? L'avreste trovato così Gesù bambino? Te lo avete mai chiesto? Sapete come sembrava Gesù bambino? Come tutti gli altri bambini. Sembrava uguale a tutti gli altri. Lo sapevate? Lo capite questo? E sentite un po', Gesù quando era grande, che predicava il Vangelo per la Galilea, secondo voi si vedeva che era Dio? Incontrandolo per strada, tu dicevi, oh, mettiamo subito in ginocchio, sono davanti a Dio. Funzionava così? Secondo voi? Scusate, se funzionava così, ma con quale coraggio l'avrebbero messo in croce? Se era evidente che quello era Dio, ma che vi rendete conto? Che fa, lo metti in croce? L'hanno messo in croce perché? Perché non era evidente che era Dio. Sembrava un uomo come tutti gli altri. E i suoi nemici lo odiavano a morte semplicemente per un motivo, perché lui era troppo santo, era santo. E siccome gli altri santi non erano, sapete che succede? Quando abbiamo davanti un santo, ci sono due possibilità. Se noi abbiamo un cuore buono e vediamo un santo, diciamo, ammazza, questo è santo, devo prendere esempio da lui, devo diventare come lui, io non sono così, però speriamo di diventarci, questo magari può essere così. Ma se invece non siamo così, un santo ci fa venire nervoso, che dice, ma tu guarda questo, ma chi se crede di essere? E che mi deve venire a fare la morale a me? Cominciamo subito a diventare nervosi. E si può giungere fino ad odiare una persona che è buona, perché questo è successo con Gesù, e ammazzarla. Quindi, quello per dirvi, non è evidente che Gesù bambino è Dio, non è evidente che Gesù è Dio. Quindi, come faccio io? Ma scusate, tra poco io consacro l'ostia, giusto? Sapete che diceva San Francesco, quando il sacerdote consacra l'ostia, succede esattamente la stessa cosa che è successo il giorno di Natale, perché Gesù scende sull'altare, è come quando è nato ed è stato posto sulla mangiatoia. Poi quando il sacerdote alza l'ostia, avete visto quando alzo l'ostia, io la tengo parecchio alzata, sapete che significa l'alzare l'ostia? È come se fosse innalzata la croce del Venerdì Santo, cioè in 30 secondi il mistero della nascita di Gesù e la sua immolazione si compiono sull'altare. Avete mai visto Gesù crocifisso dentro l'ostia? L'avete mai visto? Lo vedete alle spalle, perché alle spalle c'è il crocifisso? Per aiutarci a capire, guarda che quello che vedi rappresentato succede nell'ostia, ma nell'ostia non si vede. O lo vedete voi? Lo vedete? Sapete che i nostri angeli custodi lo vedono Gesù dentro l'ostia? Beati loro. E infatti sapete come stanno gli angeli quando io consacro? Tutti prostrati, neanche in ginocchio, prostrati. Non si sta in piedi davanti a Gesù, Eucaristia mai. Solo che noi non lo vediamo. Allora, capite perché la lampada? Perché se io non alimento la fede, Gesù bambino, Natale diventa una scusa per fare un po' di baldoria, fa una bella trippata, 24, 25... e il 26, panettoni, pandoro, torrone, regali di Natale, giusto? Poi partite a carte, tombola, che ne so, che non mi ricordo più già che se stoppa, che io so anni che faccio queste cose, che 1, 2, 3, 50, poi arriva la Befana, no? L'Epifania, la Befana, un altro po' di roba, le calzette, gli impicci e gli imbrogli, poi bruciamo la Befana. E poi buona notte, ritorniamo a scuola, ci siamo fatti le vacanze, è finito. Ok? Tutto qui? Per molti è tutto qui. Capito? Sì, Natale è una scusa. Infatti qualcuno che sotto certi punti di vista, dice, ma che facciamo che è la festa che
che com'è? È la festa dell'inverno, è la festa dell'albero, è la festa di non sa che cosa, perché tanto Gesù Cristo è diventato una scusa per far baldoria, perché se non c'è più la fede, è chiaro che diventa questo. Allora, perché c'è l'Avvento? Perché in questo tempo, ricordando il fatto che Gesù è tornato sulla terra, dobbiamo tenere la lampada accesa, perché ci sono due altre cose. Una che è un pochino lontana nel corso del tempo, ne parlava San Paolo nella seconda lettura. Tra poco nel Credo che cosa diremo? Che Gesù tornerà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Lo sapevate questo qui? Lo ricordate? Siete piccolini. Gesù è venuto sulla terra, ha compiuto l'opera della nostra redenzione, è morto, è risorto e poi è asceso al cielo, giusto? Siede alla destra del Padre. E di nuovo però verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Gesù tornerà in forma visibile, ma stavolta, attenzione, non sarà come la prima, che viene come un bambino piccolo che non se ne accorge nessuno. Stavolta verrà circondato dagli angeli, stavolta tutti vedranno che è Dio, stavolta verrà portando lo stendardo della croce in mano e facendosi vedere subito per quello che è. E tra queste due venute, quindi la prima e l'ultima, che succede? Ci stanno le venute misteriose di Gesù. Gesù viene nella storia, nel corso del tempo, e viene anche a incontrare la nostra vita in maniera misteriosa. Cioè, può succedere che tu incontri una santa persona, un giorno potrebbe venire qui un santo parroco. Sapete che qui in questa parrocchia, per esempio, nel corso degli anni, hanno predicato tre santi, lo sapevate? Grossi santi, qui dentro. Uno si chiama come me, un fuori classe, si chiama San Leonardo da Porto Maurizio. Un altro è San Gaspare del Bufalo, l'apostolo del preziosissimo sangue. Ma le sapete queste cose che la chiesa vostra le possino benedire? E un altro è San Bernardino da Siena. Qui dentro stiamo in un posto dove ci hanno predicato. Voi immaginate, viene a sermone da San Leonardo da Porto Maurizio. Io vorrei essere proprio una mosca per vedere quanti sermonetani c'erano in chiesa a sentirsi la predica San Leonardo, se almeno a sentirsi San Leonardo a Porto Maurizio ci venivano, se no gli rompo le ossa col senno di poi, capito? T'arriva un San Leonardo da Porto Maurizio, quella è una visita del Signore, è una grazia, capito? Ecco, quindi queste visite del Signore dobbiamo imparare a riconoscere, però per riconoscerle c'è bisogno che la lampada sia illuminata. L'olio è la preghiera, lo sappiamo, i sacramenti, il catechismo, perché se uno non sa alcune cose fondamentali, per questo che fate il catechismo, cioè la fede sta a zero, perché la fede deve avere assoluto un contenuto. E oggi miei rompo le ossa, dobbiamo ripassare un po', che ci siamo scordati un po' troppe cose, giusto? Riparare, mi raccomando. Ok. Un santo avvento a tutti e mi raccomando le lampade accese. E riprendiamo in mano la preghiera, soprattutto in famiglia. Preghiera del mattino e della sera, messa e preghiera in famiglia. Cerchiamo di farci la massima attenzione. Siano lodati Gesù e Maria.